Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a fare il video sulla storia dei miei capelli. Sono tornata rossa, è il rosso che volevo io, anche se sono consapevole che voi adesso non lo vedete. Non vedete quello che è il rosso vero, perché io ho le luci artificiali. La mia casa purtroppo è abbastanza buia, quindi non si riesce a vedere quello che davvero è il rosso che ho sui capelli. Quindi vi metto una foto che è stata fatta alla luce naturale, quindi alla luce esterna. E almeno vi rendete conto del colore che ho sui capelli e di quale rosso stiamo parlando. Questo è il colore effettivo dei miei capelli perché io alla luce esterna, quindi alla luce naturale, ho i capelli di questo colore. Consapevolissima, come vi dicevo prima, che da qui non riuscite a vederlo nonostante io abbia messo il softbox con la luce sparata davanti. So benissimo che forse vedete che sono più rossi rispetto al castano che avevo nei video precedenti, però sono sicura che non riuscite a vederlo bene. Quindi adesso che avete visto il colore, che vi siete resi conto, vi posso un po' raccontare che cosa è successo. Nel corso del video metterò anche delle foto, perché comunque mentre vi parlo di colori, se non li vedete, magari è più difficile cercare di capire di che tipo di colore stiamo parlando. Facciamo un passo indietro. Io per i primi 36 anni della mia vita non avevo mai toccato i capelli in nessun modo. Non avevo mai fatto schiariture, non avevo mai usato la camomilla per farli diventare un po' più biondi, non avevo mai fatto colpi di sole, riflessi, nulla. Io praticamente avevo un castano abbastanza chiaro, ma non troppo, quindi un castano medio, diciamo così, con dei riflessi rossi ramati che si vedevano solo alla luce del sole e li lasciavo così perché comunque a me piaceva quel colore. Poi quando ho compiuto 36 anni ho detto vabbè, quasi quasi come regalo di compleanno mi schiarisco i capelli, mi faccio dei riflessi un po' più chiari, sempre tendenti al rosso ramato per andare a intensificare quello che già ho di natura, quindi questi riflessi ramati andiamo ad intensificarli un po' e magari li rendiamo leggermente più chiari. Quindi sono andata dal parrucchiere, mi ha fatto dei riflessi, quindi delle schiariture solo su alcune ciocche e il risultato mi piaceva perché comunque avevo questi capelli un po' più chiari con questi bei riflessi ramati che mi illuminavano abbastanza il viso, quindi devo dire che mi piacevano abbastanza. Tuttavia, dopo un po' di tempo, dopo qualche mese, non ero soddisfatta del tutto, perché la verità è che io volevo una tinta, volevo i capelli rossi, ma non avevo il coraggio di fare il passaggio, perché non mi ero mai tinta, avevo sempre avuto i capelli castani, quindi vedermi rosso fuoco mi faceva un po' paura, quindi sinceramente ho abbastanza tergiversato. Ho pensato di fare delle cose da sola, quindi ho pensato magari alle creme colorate, a quei prodotti che vengono utilizzati per andare a tonalizzare i colori, quindi ho provato da sola ad utilizzare le maschere colorate. Sono andata a comprare delle maschere rosse, avevo preso un rosso ciliegia, quindi un rosso abbastanza scuro. E l'avevo messo sui capelli, però ovviamente su una base scura, perché comunque era un castano medio il mio, quindi abbastanza tendente allo scuro alla fine, non prendeva più di tanto. Questo prodotto, l'unica cosa che aveva fatto era stata di tonalizzare un pochino i capelli che io avevo già schiarito, quindi quelle ciocche già più chiare con questo rosso ramato. Praticamente erano diventate rosso ciliegia, quindi avevo delle ciocche rosso ciliegia, però il resto dei capelli era abbastanza castano, diciamo che era un castano rosso. E insomma, per un po' l'ho portato, per un po' mi è anche piaciuto, ma devo dire la verità, alla fine io ritornavo sempre sul fatto di volere il rosso acceso. Allora un giorno mi sono decisa, ho detto ok, vado dal parrucchiere e chiedo un rosso acceso. Solo che il parrucchiere da cui sono andata io non mi ha fatto un rosso acceso, mi ha fatto un rosso scuro tendente al viola prugna. Quindi io avevo praticamente sui capelli un viola prugna. Cerco di mettervi una foto da qualche parte se le ho conservate perché non mi piaceva proprio per niente quel colore, quindi non so neanche se mi ero fatta fotografare. Comunque se trovo una foto la metto. Avevo questo colore così scuro che in realtà non mi piaceva per niente, perché io volevo i capelli più chiari e mi sono ritrovata con i capelli ancora più scuri di quelli che erano, i miei capelli naturali, quindi ero veramente scontenta.
Allora, a quel punto, l'unico modo che io ho avuto per risolvere il problema è stato fare un decapaggio. Sono andata dal parrucchiere, gli ho detto che insomma non ero contenta di questo colore e come unica soluzione che mi ha messo sul piatto è stata quella di fare il decapaggio. Io ai tempi non ero molto informata, non sapevo bene che cosa c'era, quali erano le varie soluzioni. Forse a quei tempi lì non andavo neanche tanto su YouTube. Questo è stato un tragico errore. Ragazzi, andate sempre su YouTube prima di fare qualcosa perché vi assicuro che trovate un sacco di soluzioni. Se io ci fossi andata prima, non avrei rovinato i capelli perché io ho fatto il decappaggio e ho rovinato i capelli. Quello che io mi ricordo del decappaggio è che mi ha messo una cosa sulla testa, mi ha infilato dentro un casco che emanava calore e a me bruciava tantissimo la testa. Infatti mi ero anche spaventata, ho detto: Dio, ma qui mi brucia tantissimo, toglimi quest'affare dalla testa. Invece mi ha detto: No, è normale, non ti preoccupare, non succede niente, però comunque a me bruciava la testa. Dopo 35 minuti di tortura totale mi ha tolto finalmente questo casco dalla testa, mi ha sciacquato i capelli. Io penso in quel momento, quando ho sentito l'acqua fresca sulla testa, credo proprio di essere rinata un attimo. Poi, quando mi ha tolto l'asciugamano, i miei capelli erano color paglia e tutti bruciati. Quindi io ho detto: Oddio, cosa ho fatto? Ho rovinato completamente i capelli. Avevo soprattutto le punte, perché la base è rimasta abbastanza normale, ma soprattutto le punte tutte bruciate, sembravano proprio di paglia. Quindi io ho detto: Oddio, e adesso cosa facciamo? Comunque lui era assolutamente tranquillo, tranquilla, non succede niente, non ti preoccupare, mi ha fatto la tinta ed effettivamente il colore era bello, a me piaceva perché era un colore rosso acceso con delle tonalità tendenti al viola, perché ci sono due tipi di rossi. C'è quel rosso che ha una tendenza più rosata, più rosa fucsia, e c'è quel rosso che ha una tendenza un po' più aranciata, quindi più sul ramato. Quindi queste due tonalità di rosso a me piacciono entrambe, però in quel contesto lì avevo scelto quella che tende più a rosa, che è la stessa che ho adesso. Vi faccio vedere di nuovo la foto di prima. Vedete che questo rosso non tende all'arancione, tende di più a rosa e a me piace, quindi insomma io ho scelto questo qua. Il colore che era venuto fuori mi piaceva tantissimo, era questo rosso molto acceso. Poi nel tempo, quando ho dovuto fare di nuovo tutte le tinte, avevo tanto cambiato parrucchiere perché lui mi aveva rovinato i capelli. Avevo cambiato parrucchiere, mi ero rivolta ad un salone che c'è nella mia città, non faccio nomi per non fare pubblicità, per la privacy, mi facevo fare la tinta, mi sono sempre trovata bene, devo dire la verità, però era una cosa lunghissima perché c'è sempre tanto da aspettare da questi parrucchieri, è una cosa molto lunga, quindi insomma perdevo parecchio tempo, però il colore devo dire che mi piaceva. Avevo cambiato, nel frattempo ero passata ad un rosso un pochino più tendente all'arancione. Vi metto un'altra foto così vedete che colore avevo. E questo colore l'ho portato per tantissimo tempo. Mi piaceva, era un colore che comunque vedevo bene sul mio viso, mi dava soddisfazione. Solo che quello che è successo, sempre continuando ad andare in questo salone di parrucchieri, è che a forza di fare la tinta io sono diventata nel tempo sempre più scura. Quindi avevo un rosso, ma era sempre più scuro, quindi di volta in volta si inscuriva. Allora io a un certo punto ho detto: Basta, fermiamoci un attimo, è troppo scuro questo colore. Cosa facciamo? Loro parlavano di decolorazione, di decapaggio, io non lo volevo fare perché ricordavo quell'incubo di quella volta là. E quindi niente, ho continuato a fare le solite tinte. Poi un giorno ho deciso di cambiare parrucchiera. Ho detto: Ma sì, dai, cambiamo parrucchiera, proviamo a vedere se quest'altra parrucchiera magari riesce a farmi il rosso che voglio io. Entro, mi dice: Sì, tranquilla, senza decolorazione, mettiamo un ossigeno più alto, lo facciamo, non c'è problema. E io sono uscita castana. E sono uscita così. Quindi, secondo la mia parrucchiera, questo sarebbe un rosso acceso. Quindi ero disperata, ragazzi, davvero ero disperata. Mi rendo conto che i problemi seri sono altri e qui lo dico e qui lo confermo, i problemi seri sono altri, non il colore dei capelli. Quindi finché il vostro problema è il colore dei capelli, mettiamoci la firma perché vuol dire che nella vostra vita va tutto bene. Quindi sottolineato che i problemi sono altri, però io devo dire che, passati
passatemi questo termine, lo mettiamo tra virgolette, ero disperata perché non mi piacevano assolutamente i capelli castani, non li volevo castani. Quindi per un po' li ho tenuti, sono stata brava per un mesetto, poi ho cominciato a scalpitare, volevo il mio rosso, volevo tornare al mio rosso e ho cominciato a cercare soluzioni, però soluzioni che non mi portassero a fare il decappaggio o la decolorazione. E cosa si fa quando si cercano soluzioni? Si va su YouTube. Io sono andata su YouTube, ho visitato una serie di canali, ho visto tantissimi video, penso di aver visto video dedicati ai capelli per un mese intero tutti i giorni. Quindi, ragazzi, io ho visto praticamente tutto quello che YouTube offre sui capelli. Ho visto addirittura video in altre lingue perché cercavo di vedere quello che facevano, di vedere magari la foto del prodotto, di capire un po'. Insomma, ho fatto veramente di tutto per cercare di evitare la decolorazione e il decapaggio. Poi mi sono imbattuta nel video di un canale al quale io sono iscritta, che seguo, Clay and Bonnie. Se mi guardi ti saluto, il tuo video mi è stato veramente utile. Vi lascio in info box il link al suo video, perché anche lei comunque ha una storia sui capelli rossi, quindi vi spiega come raggiungere il rosso che ha lei, che è un bellissimo rosso. Comunque mi è stato utilissimo questo video, infatti per questo lo cito e per questo ve lo metto giù in info box. Quindi ho capito che esisteva una tinta che aveva la capacità di prendere su una base più scura e sto parlando della Magic Contrast di L'Oréal, eccola qua. Questa è stata una tinta che veramente mi ha risolto il problema, però prima di fare quella tinta io dovevo per forza schiarire un pochino i capelli, cercare di rendere comunque il colore un po' più chiaro. Quindi, siccome a me era stato fatto comunque un rosso, io alla fine ero venuta fuori castana perché probabilmente la base che avevo, il rosso scuro, aveva reso tutto castano, però in realtà la tinta era rossa. Quindi io dovevo far scaricare il più possibile la tinta in modo da sbiadirla il più possibile e cercare di ottenere una base più chiara possibile. E mi sono imbattuta in alcuni video, alcuni presentavano un prodotto che è un prodotto che è in grado di togliere la tinta chimica, però non ve ne parlo in questo video perché farò un video a parte in cui vi faccio vedere tutti i prodotti per capelli che uso, quindi in quel video lì troverete anche l'altro prodotto. Quindi ho visto quel prodotto, l'ho comprato, ma mi è arrivato in ritardo e quindi io avevo un po' fretta di sistemare i capelli perché dovevo partire per il Portogallo, dovevo andare a un matrimonio e quindi volevo i capelli a posto. Allora non ho aspettato che arrivasse il prodotto e ho cercato delle soluzioni naturali. Ho trovato gli impacchi di limone, però gli impacchi di limone non mi convincevano troppo, perché il limone comunque è una sostanza acida, è una sostanza aggressiva e l'idea di mettermelo sul capello non mi piaceva. E poi ne ho trovato invece un'altra che probabilmente un po' aggressiva lo è lo stesso, però forse meno del limone, che è quella di unire la vitamina C e shampoo. Shampoo antiforfora. Io ho utilizzato questa marca, però in realtà penso che vada bene uno shampoo antiforfora qualsiasi. Quindi ho usato questo e la vitamina C. Io ho fatto semplicemente una polvere, quindi ho preso le pastiglie effervescenti di vitamina C, le ho tritate, le ho rese una polvere, ne ho utilizzate più o meno 5. Questa confezione è da 10, quindi ne ho usate la metà. Le ho mischiate allo shampoo antiforfora, ho reso tutto molto morbido perché essendo delle pastiglie effervescenti, appena le mettete dentro lo shampoo, diventa tutta una spuma, quindi gonfia, aumenta di volume ed è una cosa un po', insomma, particolare. Comunque, tutto questo pastone, diciamo, io l'ho messo sui capelli asciutti, l'ho messo bene in modo uniforme su tutta la testa, l'ho lasciato agire per un'ora. E quando ho risciacquato i capelli mi sono trovata i capelli più chiari. Vi metto una foto. I capelli erano molto più chiari, quindi erano rossi, tendenti all'arancione, però più chiari. E io ero felicissima perché ho detto adesso che finalmente i capelli si sono schiariti potrò andare a fare la tinta, quindi utilizzare la Magic Contrast con l'ossigeno a 30 volumi perché io comunque volevo schiarire. Avevo anche la possibilità di usare il 20 volumi, però ho preferito almeno per questa prima volta usare il 30 volumi per
perché volevo comunque andare a schiarire ulteriormente. Quindi ho utilizzato 30 volumi e Magic Contrast di L'Oréal. Io non sono una parrucchiera, non avevo mai fatto una tinta da sola, non mi sono neanche fatta aiutare da nessuno perché nel momento in cui ho fatto la tinta mia madre era in vacanza, quindi non mi poteva aiutare perché lei è capace a fare queste cose, però non c'era, quindi mi sono arrangiata da sola e ho rischiato perché voi immaginate una persona che non ha mai fatto una tinta in vita sua da sola, che si mette lì, mischia l'ossigeno, mischia la tinta, prende il pennello e si mette questa roba sulla testa, ma io sono anche capace di fare queste cose. Io ovviamente non vi consiglio di farlo, perché se voi non avete mai fatto queste cose, rivolgetevi a qualcuno che sia capace, a qualcuno che sia competente. Io vi racconto la mia esperienza, quindi il fatto che io sia incosciente non significa che dovete essere incoscienti pure voi. Quindi mi raccomando, questo video ha lo scopo soltanto di fare una story time sui capelli, di raccontare cosa ho combinato, ma lungi da me dare consigli perché non è proprio il mio mestiere. Però io ho fatto così, io ho utilizzato la tinta Magic Contrast, questo è rosso, proprio il classico rosso, ve lo faccio vedere sperando che qualcosa si veda con queste luci, eccolo qua, questo è il rosso, esiste anche rosso magenta, rosso rame, quindi ci sono tanti rossi diversi. E poi ho utilizzato l'ossigeno 30 volumi, eccolo qua, e ho mischiato il tutto. Qui ha un rapporto di miscelazione di 1 a 1,5, quindi praticamente se usate, faccio un esempio, 50 grammi di prodotto, poi dovete andare ad utilizzarne 75 grammi di ossigeno. Io ho preso il mio coppino, ho messo tutto, ho mischiato, ho pesato, ovviamente non sono andata a occhio, ho fatto una misurazione abbastanza precisa. Ero lì col pennellino, giravo la tinta e ho deciso di mettermi questa roba sulla testa. Quindi mi sono messa la tinta e mentre la stendevo, vi confesso che ero un po' preoccupata perché ho pensato: se viene fuori un disastro, non c'è nemmeno mia madre che può aiutarmi, cosa faccio? Quindi, ho deciso comunque di correre questo rischio, pensando che al limite sarei corsa dal parrucchiere. E invece devo dire che quando ho sciacquato i capelli, quando ho visto i capelli bagnati, già da bagnati mi sono resa conto che c'era il rosso che volevo io. Perché quando voi avete il rosso come questo, o comunque un rosso chiaro, si vede anche con i capelli bagnati. Invece quel rosso castano, tanto scuro che avevo prima, non si vede con i capelli bagnati perché sembrano castani. Il fatto che si vedesse già con i capelli bagnati mi aveva rincuorato parecchio. Poi li ho asciugati ed effettivamente è venuto fuori il colore che io volevo. Questa è quindi la storia dei miei capelli. Io adesso ho questo colore, lo manterrò per un po', poi può darsi che io decida di cambiare, di schiarire, di passare a un ramato. Questo non lo so, chi vivrà vedrà, non so cosa farò con i miei capelli, però per il momento ho questo colore e sono assolutamente soddisfatta, anche perché sono riuscita ad ottenerlo senza decolorare, semplicemente utilizzando uno shampoo mischiato alla vitamina C, quindi direi che è un ottimo compromesso rispetto al decappaggio, e sono riuscita a fare quello che i parrucchieri mi dicevano che sarebbe stato impossibile, perché tutti quelli che ho interpellato volevano decaparmi i capelli. E quindi io scappavo a gambe levate. Quindi, cari parrucchieri, come vedete, è stato possibile fare questo colore senza fare decolorazioni o decappaggio. E quindi vuol dire che con un po' di impegno e con un po' di buona volontà si possono ottenere delle cose anche restando più sul naturale. Parlo di schiaritura naturale, ovviamente la tinta non è naturale, però insomma si possono raggiungere dei compromessi che non vadano a rovinare troppo i capelli. Io ho scelto la tinta chimica, non ho scelto di fare creme colorate, henné o comunque cose del genere perché vorrei proprio un colore così e vorrei mantenerlo così, perché poi gli altri metodi tendono comunque ad inscurire. All'inizio sono molto belli, però poi negli anni, soprattutto l'henné, ad esempio, mi sono informata, inscurisce parecchio. Chi lo fa, conosco persone che lo fanno, alle quali ho chiesto comunque di darmi un po' di informazioni. E mi hanno detto che tende ad inscurire comunque perché non penetra nella fibra del capello, ma lo ricopre in superficie e quindi crea degli strati. E a me questa cosa sinceramente non mi piace, non li voglio scuri, li voglio al limite più chiari, ma non più scuri. E quindi ho deciso di utilizzare appunto la tinta chimica.
Ragazzi, mi fermo, non so quanto sia durato questo video. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto delle esperienze un po' particolari con i capelli, con i colori, se avete fatto anche voi delle cose un po' incoscienti come ho fatto io di fare da soli degli esperimenti, che sono curiosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.